Partiamo dal gol o dal rigore? Secondo te c'era quel rigore oppure no? Quale? Su Su Dite, mi pare che hai subito fallo. Ho sentito che hanno preso, stavo io davanti al pallone, però non so bene dirti ora sì, è un rigore proprio. Io ho sentito che mi ha preso e mi sono caduto. Non ci poteva essere. Sì. Il gol è venuto sul giro di un'azione molto bella. Sì, la nostra azione, più o meno lì con Vito e i Kutu che stanno abituati a giocare insieme, mi sono trovato io con un po' girato, non proprio a fronte alla porta, e per fortuna è andata bene. Senti, Manuel, cioè, la prestazione che hai fatto oggi non ha niente a che vedere con quella di San Siro, cioè, come spieghi queste due differenze? Sì, no, sono rientrato appena, neanche una settimana fa, sono stato 2 settimane un po' fuori per l'infortunio e ancora non mi sento, neanche oggi mi sono sentito benissimo, però piano piano sto ritrovando come stavo prima, perché veramente stavo bene, avevo forse nelle gambe, magari ancora sto meglio, però ancora no, non sto come prima. Però sì, sicuramente è aiutato pure quello, e anche quando la squadra vince è diverso giocare così che quando magari si entra e sta perdendo. Vito, tu hai fatto un intero campionato sulla destra in Serie B con Fumetti dalla tua parte. Hai fatto qualche partita a sinistra quest'anno, qual è la fascia in cui tu rimetti? Oggi ho visto che ti accentuavi parecchio, no? Era una tua iniziativa o il mister ti chiedeva quello? No, io magari quando gioco più a sinistra sono più abituato ad andare fuori, quando gioco a destra per rientrare. No, mi sento comodo in tutte e due facce. Magari a sinistra posso rientrare e calciare con destra, però mi sento bene in tutte e due. Sì, vado, io vado un po' contro corrente. Io penso che chi ti stima sa che tu oggi, secondo me, non hai giocato al rimasto. Sì, no, nel senso, detto, ancora non hai quella facilità contro uno, fatto di aver comunque di essere uscito comunque una giornata in cui non è al top a essere decisivo, credo sia per te molto più. Sì, è quello che mi fa stare un po' bene, anche per la sconfitta dell'altro giorno. No, ho detto, non mi sento ancora forte, non mi sento ancora l'uno contro uno così bene, però, come dico, da pochi giorni che sono rientrato con la squadra e lo so che in pochi giorni lo ritroverò. Ma se c'è una dedica particolare per questo ruolo? No, uno sempre in questi momenti pensa alla famiglia, pensa agli amici che stanno un po' lontani, però ormai già qua a Bari mi sento quasi come a casa, quindi sto pure bene, c'ho degli amici qua, c'è tanta gente che uno la stima. Casa, eh? No, ancora non l'ho pensato. Tutta l'Argentina. Senti, sì. Cosa vuol dire uscire dalla partita di Milano? Io, se vuoi dire, se Ventura ti ha detto qualche cosa dopo quella partita, e giocare titolare la partita successiva. Io credo che sia stato un grande segno di fiducia da parte dell'allenatore. Te l'aspettavi intanto di giocare? No, lui magari prima mi aveva detto qualcosa, però prima della partita contro l'Inter. Però no, non era ancora deciso. Io, come dicevo prima, non mi sentivo ancora benissimo come per giocare. Ora sì, già dopo una settimana del rientrato mi sentivo meglio. Mi sembra che stavo bene. Io sto bene, no, come ho detto prima, non come prima dell'infortunio, però bene. Quindi sì, si sente, io sento la fiducia del mister, e quello mi fa pure giocare più tranquillo. Bene, grazie.